Ciao ragazze, ciao ragazzi, allora benvenuti in un video outfit. È sabato sera, sto per andare a mangiare una pizza con la famiglia, ovviamente verrà anche il mio figlio. E ho deciso di voler indossare questo maglione che ho comprato ai saldi, non mi ricordo neanche di che marca sia, insomma, di quelli più monciosi, pelusciosi, che non sono troppo corti. Non mi ci vede, comunque arrivano praticamente a coprire mezzo sederino, e l'ho abbinato, essendo una maglia molto bon ton, molto bambinesca, l'ho abbinato a un look semi-aggressivo, nel senso che sotto, come poi vedrete, ho messo una minigonna e degli stivali bassi, molto morbidi. Comunque ho cercato di creare un equilibrio tra un rosa carino con un outfit, con il restante dell'outfit un pochino più, non voglio dire particolare, però un pochino più aggressivo, ecco. Comunque iniziamo dal viso. Come trucco, niente di, non vorrei aprire troppo la frantoletta perché l'ho incollata con un po' di lacca. Comunque, ho messo sulla palpebra un trucco del genere, forse già l'ho ricreato sul mio canale. Lo andrò a vedere, se è simile vi metto il video. Comunque niente di particolare, un po' di ombretto rosa molto chiaro sulla palpebra, contornato e sfumato con un nero. L'occhio è contornato con una matita e non con l'eyeliner, quindi tutto matita, tutto il rotorno. Labbra con un gloss rosa, quindi niente di eccessivo. I capelli li ho fermati con, si vedono? Sì, le due cornicelle, sono due mollettine però tirate molto indietro per dare quasi l'illusione che abbia un codino alto. Come accessori ho messo questi orecchini tipo di paillettine lunghe che danno movimento e un po' di luce. Al collo ho messo un quarzo rosa grezzo. Al polso ho ovviamente alla mano la mia fedina, poi ho un braccialetto risalente all'anteguerra, ce l'ho forse dalle elementari, con, non so, mi piaceva troppo con questo abbigliamento bambinesco avere qualcosa della mia infanzia, mi stavo tagliando, mi taglio sempre la testa, comunque ha dei cristalli di plastica, ce n'è anche uno rosa per richiamare il tutto, di cuoio marrone. Ovviamente quello, il solito orologio che metto con la maglia in argento, e il quadrante rettangolare e il cuore a metà con il braccialetto oro. Su, come ho detto, ho messo questa maglia rosa morbidosa pelusciosa, molto carina, molto molto morbida, che arriva a mezzo sedere, e la manica lunga bella coccolosa. Giù ho una minigonna in jeans semplice nera, e ancora sotto, io non so cosa si vede perché c'è la, non so neanche se mi sentite perché il microfono è distante 45 km da dove sono io. Comunque sotto ho messo dei leggings perché le serate sono ancora fredde, e quindi sono relativamente caldi perché sono quelli là dentro tutti imbottiti, belli caldi, che secondo me sono molto più caldi di un semplice pantalone, e quindi l'effetto è questo, è molto carino, mi piace tanto. Ai piedi ho questi stivali molto bassi, però che trovo molto, molto aggressivi, non so perché, mi sanno di anfibo, di stivale rock. A parte poi sono caldissimi e comodissimi, però mi sa che questo sarà l'ultimo inverno che passeremo insieme perché si è molto consumata la suola, visto che li ho sfruttati tantissimo. Li comprai un paio di anni fa, sono troppo carini, troppo troppo, non ricordo neanche di che marca siano. Al collo ho deciso di indossare questa pashmina rosa per rimanere in tema colore, però è un rosa molto più carico, e ho deciso di indossarla con questo, di metterla in questo modo e non fare il solito classico nudo per la pashmina.
prima colore è ancora più eccessivo come rosa. Questo giubbotto che mi è stato appena regalato da mia zia, era suo e non lo voleva più, non porta più questi colori così accesi, quindi me l'ha regalato. È corto, non è malaccio, faccio, io sono abituata ad avere le tasche. Ah no, sono abbastanza profonde, non ci ho fatto caso. Sono di quelle nascoste con la zip. Ah, carino, sì. E ha il collo tondo morbidoso, che se va chiuso, se si chiude il giubbotto, ci sta pure un altro pezzo qua per chiudere il giubbotto. Ora non lo chiudo perché sennò muoio di caldo a casa. Ah, carino. Mi piace. Come accessori da freddo, cappellino di lana che ora non indosso, altrimenti mi si sfa la frangetta. Quindi saltando se fa freddissimo la metterò. E guanti lunghi di lana neri che ho comprato da Bata quando ho fatto l'ultimo acquisto. E la borsa di stasera è questa qua nera con la scritta Amsterdam con diverse tonalità. C'è del viola, c'è il rosa, c'è l'arancione. L'ho messa perché era in tema un po' con i colori dell'outfit. Poi anche se è grande per me per uscire la sera, ma io non uso cose molto piccine per uscire la sera, quindi ci sta divinamente. Non me l'avevo ancora mostrata tra gli acquisti perché l'ultima volta che ho fatto il video acquisto me ne sono completamente dimenticata e la mostrerò magari più nel dettaglio nel prossimo video che non so quando registrerò. Comunque, questo è l'outfit per stasera, spero che vi abbia dato qualche spunto. Faccio un giro di divisione d'insieme. Comunque spero che vi abbia dato qualche spunto. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!